il seguito del pullman con il freno a mano tirato che camminava lo stesso. Ah, beh, per questo la voglio sentire. Ti viene da ridere, già? Sì, devo cercare di concentrarmi. Lo ha girato lei questo video? No, no, no. Non è suo questo non video? Non è mio questo video. Ma può camminare un autobus col freno no, inserito? Non sono del mestiere. Non ve ne scappate, non ve ne scappate. È suo questo video? No. Non l'ha girato lei? Ma può camminare un autobus col freno di stazionamento inserito? Non lo so. La cosa importante è che l'autista ha scritto le sue controdeduzioni all'azienda e l'azienda gli ha risposto. Secondo te avrà accettato ciò che l'autista ha scritto? No, oh, manco per l'anticamera del cervello. E qui arriva il problema. Qui arriva la croccantezza della notizia. Beh. L'azienda di fatto ha tirato le orecchie all'autista multandolo per 2 ore. Cioè, gli ha fatto una cosiddetta multa di 2 ore, invitandolo a non comportarsi più in quel modo, ovvero ipotizzando che lui avesse girato quel video e che quello fosse un pullman dell'AMTAB e che quello bla 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 bla. Mentre quell'altro autista, il controllore, chi era? È l'autista. Lei, quello stesso ha detto, ma è sicuro che l'AMTAB... Aspetta, 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 non andare oltre, lo risentiamo, lo risentiamo. Perché è un pullman dell'AMTAB? Sì. Eccolo, eccolo. Un'altra cosa. Chi lo dice che è un pullman dell'AMTAB? Chi lo dice? No, siccome il scritto? Presidente ha contestato un suo collega. Io non so niente di tutto questo. E lo sto dicendo io. Ha contestato un suo collega dando per vedo certo. Ma scritto AMTAB? Perché può essere anche un pullman di un'altra città. Credo. Ma può essere compatibile con quello dell'AMTAB almeno. Il pullman del dico, TPL. C'ha questo freno di stazione. I pullman del TPL sono tutti uguali. D'altro canto, Tino, come fai a non dar ragione a questo autista? Quindi, delle due l'una. Se tu ritieni che l'autista alla guida del mezzo abbia girato un video col telefonino, ma secondo me lo dovresti licenziare, non la multa di 2 ore. Oppure evidentemente gli hai dato questa multarella di 2 ore perché vabbè, intanto prenditi questa multa. Ma secondo te, se questo non ha fatto nulla, non è l'autore di quel video, quindi non ha guidato col cellulare, che colpa ha? Perché deve avere la multa di 2 ore? Ma davanti a una cosa del genere, se fossi io, lo denuncerei il presidente nonché... Attenzione caro Tino, perché qui arriva l'ulteriore sviluppo. Ed evidentemente... Il perché devi dimostrare prima di accusarmi di qualcosa? Chi è? Uccellino? L'uccellino. L'uccellino ci ha raccontato che probabilmente l'autista ovviamente ricorrerà alle vie legali per... non macchiare ulteriormente la sua immagine di autista integerrimo. Perché? La multa di 2 ore. Cioè, o lo licenzi, o gli dai una pesante punizione, gli apri un procedimento disciplinare selvaggio perché ha guidato con il cellulare mai e poi mai, facendo il video con la frusta, bravo. Lo lapidi in pubblica piazza. Cioè, fai quello. Ma prima in ginocchio sui ceci. Sui ceci, sulle pune, fai qualsiasi cosa, ma non la multa di 2 ore. Sulle pune, sennò perché poi fa chilo. Fasti, no. La multa di 2 ore. Ma chi l'ha vista mai? Ma che cos'è la multa di 2 ore? Tipo, che cos'è?